Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con la nostra rassegna stampa. Iniziamo subito dalla lettura delle prime pagine dei quotidiani regionali, poi andremo a dare uno sguardo anche ai titoli dei principali quotidiani nazionali. Iniziamo dunque dal quotidiano Il Centro, nell'edizione di Pescara, il titolo di apertura, eccolo qui, botte e minacce, terrore in aereo. Passeggero malmena il padre durante il volo, atterraggio di emergenza a Pescara. Poi andiamo a vedere, saliamo nel taglio alto perché c'è la notizia che riguarda la conferenza stampa di ieri del Premier Conte, ultimatum di Conte a Lega e 5 Stelle, voglio lealtà oppure lascio. E poi per quanto riguarda invece la nostra regione, Marsilio taglia il traguardo dei 100 giorni da governatore. Andiamo a vedere poi a centropagina nella fotografia, geriatria scoppia, arriva l'assessore regionale Verì, ospedale di Pescara, reparto affollato e pazienti in corridoio. Ancora cannabis leggera, primo sequestro, blitz dei Nassi in un ingrosso nel Chietino, denunciato il titolare per 3 kg di merce di spalla. Parla il CEO Merotra, Micron rilancia e punta sui cervelli abruzzesi, così il presidente di Micron Technology che ha inaugurato il nuovo stabilimento realizzato negli ex locali di Sviluppo Italia ad Avezzano. Poi adesso ci spostiamo nello spazio delle cronache e parliamo di politica. Pescara giunta, la Lega e Fratelli d'Italia vogliono 6 assessorati. Venerdì o sabato prossimi si dovrebbe svolgere la prima riunione del centrodestra per definire la nuova giunta. Lega e Fratelli d'Italia alzano la posta in vista di questo appuntamento. Poi ancora fallimento del Mercatone 1, clienti beffati, mobili pagati e mai ricevuti. A Montesilvano tolta l'acqua a decine di famiglie, parte la protesta. Scendiamo nel taglio basso e troviamo il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, gli oli solari e quella paura che ci divora. E questa è la riflessione, il titolo della riflessione odierna. Adesso invece andiamo sulla prima pagina dell'edizione teatina del Centro. Il titolo di apertura diventa il blitz contro la cannabis leggera, primo sequestro, i Nassi in un ingrosso nel Chietino, denunciato il titolare, aveva 3 kg di merce. Taglio alto, che come vedete è il medesimo della pagina precedente su cui non torniamo. Andiamo adesso nello spazio delle cronache. Chieti, villaggio Celdit, fogna rotta e nuova voragine. Sprofonda anche l'asfalto di piazza San Pio X allo scalo dopo via Aereo e via Ferrea Mosca. Ieri è stata la volta dello scalo, una grossa voragine si è aperta intorno alle 13:30 nel cuore del villaggio Celdit. Ad Ortona, porto insabbiato, 2 navi bloccate al largo e poi ancora a Vasto, bomba carta, intimidazione a un avvocato. Andiamo a vedere le altre notizie. Ruba la corrente elettrica per 5 anni, Chieti a giudizio un 47enne, sigilli rotti al contatore, 6.000 euro di bollette non pagate. A centropagina invece la fotonotizia che ci porta a Palmoli, gli alunni e la donazione della cappella di San Carlo, la rievocazione storica porta in scena 400 bambini. Andiamo a vedere l'edizione teramana del Centro, il titolo di apertura sulla protesta di ieri, i sindaci, inutile lo sblocca cantieri. Ricostruzione lenta, nuovo allarme dei primi cittadini del cratere riuniti a Teramo. A centropagina invece D'Alberto lo ha nominato presidente, mossa a sorpresa in Team, torna in pista Luca Ranalli, che è l'ex amministratore delegato, che dunque diventa nuovo presidente della municipalizzata di Teramo. Poi ancora ad Atri, botte alla ex e al fidanzato, viene condannato, riconosciuto colpevole di stalking e lesioni per aver picchiato l'ex moglie e il suo compagno, un quarantenne di Atri, è stato condannato a 3 anni e 2 mesi, applicata l'aggravante della crudeltà. A Pineto i cittadini fanno arrestare 2 baby ladre, poi a Teramo furti nelle auto patteggia 2 anni e mezzo. Cambiamo edizione, andiamo a vedere anche quella aquilana, il titolo di apertura è sulla ricostruzione, il caso dei precari. L'avvertenza degli assunti post-terremoto approda in commissione comunale.
Poi ancora, nello spazio delle cronache, Civitarantino, allarme zecche, bimba punta nel parco giochi, parco pubblico in abbandono e allarme zecche tra l'Elba Alta, una bambina è stata punta a Pero dei Santi, frazione di Civitarantino, e nell'area verde è stata segnalata anche la presenza di vipere. Ad Avezzano, università, nuova sede per 350 studenti, e poi a Sulmona, caos trasporti, cancellate 30 corse. A centropagina, nella fotonotizia, lutto nella sanità e nel mondo del rugby, l'Aquila si spegne a 69 anni, il noto urologo Vaggi, Ludovico Vaggi. Poi andiamo a vedere ancora quotidiani regionali, ma ci spostiamo adesso sulla prima pagina però questa è l'edizione nazionale del Messaggero, quindi vedremo più avanti quando faremo la carrellata dei titoli nazionali. Adesso andiamo a vedere La Città, il quotidiano della provincia di Teramo, sepolta viva tra i rifiuti e i cani e i gatti. I vicini allertano i soccorsi per la puzza di cadavere, si scopre invece una storia di disagio familiare. Nel taglio alto domani il primo confronto sulla gestione dello stadio Bonolis nella complessa vicenda per il passaggio della società da Campitelli a Iachini, poi Pineto beccate a rubare in uno studio medico, a Giulianova il ballottaggio sfida tutto campo tra i due candidati. Andiamo a vedere poi il centropagina, i sindaci del cratere cambiate lo sblocca cantieri, nella fotografia la protesta di ieri, ricostruzione ultima chiamata, il titolo sulla fotografia. Di spalla la rivincita, Luca Ranalli designato alla presidenza della Team, come abbiamo visto in precedenza, e poi le strisce blu, Terco oggi riprende la protesta. I laboratori del Gran Sasso, commissario, unica soluzione, acqua, ambientalisti contrari alle deroghe ambientali. Nel taglio basso ad Alba Adriatica e Giulianova, anziano e bimbe investiti e non soccorsi, la caccia al pirata della strada è doppia. Questi dunque i titoli regionali, ci spostiamo sul nazionale, andiamo a vedere i principali quotidiani italiani, il Corriere della Sera, Conte una svolta oppure mi dimetto, e questo è il titolo di apertura, ultimatum agli alleati, basta, non vivacchio, ma subito una nuova frattura sui cantieri. Il Presidente del Consiglio, le regole europee vanno rispettate, Salvini duro, entro giugno vedremo, non accetteremo i no. La pazienza è finita, scrive Francesco Verderami nell'editoriale di questa mattina a commento della notizia di apertura, e poi le riflessioni del Premier, non diventi una burla, è l'articolo di Massimo Franco, e poi l'intervista a Di Maio, un vertice al più presto, intervista di Emanuele Buzzi. Di spalla un paese che non riesce a decidere, l'Italia bloccata, e invece l'articolo firmato da Gian Antonio Stella. Centropagina, il reportage da Londra, il Presidente degli Stati Uniti ricevuto a Buckingham Palace, stretta di mano, tra parentesi poco rituale, Trump in visita alla regina Elisabetta. Adesso andiamo a vedere su Repubblica, governo verso la crisi, penultimatum di Conte, ma la Lega non ci sente. Il Presidente del Consiglio con l'Europa, tratto io, stop alle liti o me ne vado. Apertura sulla TAV, percorso segnato, Giorgetti, ombrello inutile se la pioggia è radioattiva. E la Lega va subito all'attacco sul decreto sblocca cantieri. Bruxelles, l'Italia una settimana per evitare la procedura di infrazione. Questo è un po' il riassunto del quotidiano La Repubblica su quanto sta accadendo nella politica italiana. Il Punto, poi firmato da Stefano Folli, l'autentico bersaglio del Premier, la riflessione di questa mattina. Invece poi a centropagina la stretta di mano, il rituale tra Trump e la regina Elisabetta, Trump un americano, tra parentesi, con gaffe a Londra. Nel taglio basso una bella notizia per quanto riguarda la cultura italiana e il cinema, la regista premiata Lina Wertmüller, a chi dedico il mio Oscar. La regista romana, 91 anni, ad agosto riceverà l'Oscar alla carriera.
Andiamo a vedere la stampa, lo strappo di Conte con la Lega, prima le minacce ai vice premier, basta litio lascio, poi lo scontro a Palazzo Chigi sullo sblocca cantieri, dunque questa l'apertura, il Presidente del Consiglio per evitare le procedure dell'Unione Europea serve coesione, non campagne elettorali permanenti. L'editoriale firmato da Marcello Sorgi, un pass fra poteri, l'avvocato apre la crisi in diretta TV e poi scenari col voto a settembre si affaccia all'incubo dei comizi balneari verso l'infrazione, Bruxelles prepara il processo sul debito, avete fatto poco, questa è l'accusa dell'Europa. Poi Trump a Londra, onori a Elisabetta e insulti al sindaco Sadiq Khan che non piace al presidente degli Stati Uniti. Poi andiamo sul Sole 24 Ore. Il titolo di apertura, appello di Conte a Lega e 5 Stelle, lealtà oppure lascio, le liti nel governo, senza un'assunzione di chiara responsabilità rimetterò il mandato. Di Maio, oggi un vertice, basta attacchi, Salvini, tutti devono mantenere la parola. Poi andiamo a vedere le altre notizie che riporta il principale quotidiano economico e finanziario italiano. Oro, yen e T-bond, corsa ai beni rifugio, estate calda per i buoni del tesoro, queste le tensioni sui mercati dovute anche all'incertezza politica. Andiamo nel taglio basso, le carte di credito e debito cinesi alla conquista del Regno Unito, il big finanziario statale UnionPay parte dalla City per sbarcare in Europa. Adesso ci spostiamo sul Fatto Quotidiano, si torna invece sulla conferenza stampa di ieri di Conte. Conte, allora me ne vado. Subito dopo il suo discorso Salvini va alla rottura col 5 Stelle sullo sblocca cantieri. Il Premier non vuole galleggiare in serata sbotta, basta affronti. Questo l'ultimatum di Giuseppe Conte che venne scelto appunto come arbitro sul contratto di governo tra queste due forze, la Lega e il Movimento 5 Stelle, ma che chiaramente ha un deficit di legittimazione in quanto non è stato votato, non si è presentato alle elezioni, è stato frutto, diciamo, premier frutto di un contratto di governo e queste sono tutte le sue difficoltà nella gestione di un momento delicato. Casa Lega, Matteo fa ancora il gradasso, flat tax e linea dura sui conti dell'Unione Europea, Casa 5 Stelle, Di Maio, noi ci siamo, restiamo maggioranza, ma il 5 Stelle è diviso. E poi la fusione fra Renault e Fiat Chrysler, come voleva si dimostrare, Parigi vuole tutto per sé, il governo francese detiene il 15% delle quote di Renault, l'altro 15% in mano a Nissan, dunque praticamente un azionista di maggioranza, il governo francese della casa della Losanga, e dunque vuole trattare con FCA per il passaggio, anzi per meglio dire per la fusione delle due aziende, e questo diciamo è un passaggio importante, vedremo come si svilupperà. CSM Lottice, il nome di Ermini che va a confessarsi al Quirinale, siamo al caso Toghe Sporche, oggi il plenum dell'organo di autogoverno della magistratura. Le nuove accuse, Longo, PM corrotto, una smart in regalo, una toga di Roma, conflitto di interessi, ecco tutte le indagini a Roma sul gruppo Repubblica L'Espresso e l'altro articolo riportato sul Fatto Quotidiano. Adesso ci spostiamo su Avvenire, anche qui il titolo principale riguarda la conferenza stampa del Premier Conte, non tira a campare, Conte a Di Maio e Salvini, dicano se vogliono proseguire oppure me ne vado, i vice Premier rilanciano contro i vincoli dell'Unione Europea e subito rottura sugli appalti, il Premier dà l'avviso ai due partiti di maggioranza e sollecita a rispettare gli accordi europei. Migranti, l'accoglienza non si ferma, gli sbarchi proseguono, intesa Viminale e CEI per quanto riguarda appunto il tema del soccorso nel Mediterraneo. E poi Francesco, mea culpa sui Rom, no a chi semina odio. Il Papa in Romania chiede perdono per le discriminazioni compiute dai cristiani, poi l'esortazione a pregare per l'Europa dei fondatori.
Ci spostiamo ora sul manifesto, il titolo con la foto di Conte, prendere o lasciare. Chiedo una risposta chiara, o leale collaborazione o mi dimetto. Conte a mercati chiusi, convoca i giornalisti in diretta TV, manda l'ultimo avviso agli alleati. Salvini dice la Lega c'è, ma detta le condizioni e un'ora dopo è rottura sul DL, sblocca cantieri. Domani la lettera all'Unione Europea, le cui indiscrezioni hanno creato non poche fibrillazioni nel governo. In visita a Londra, Trump contro tutti, spara a zero su Mosca e Teheran, offende il sindaco Khan e lancia siluri su Theresa May. Questo per la visita di Trump nella Gran Bretagna. E poi andiamo a vedere il Messaggero, titolo di apertura, Conte Salvini sfida sui vincoli dell'Unione Europea con il Premier che ha minacciato le dimissioni e invitando a rispettare la cornice delle regole europee finché non cambiano il Ministro. Gli italiani hanno detto no e riapre lo scontro sullo sblocca cantieri, queste le parole di Salvini. Ancora la visita di Trump nella fotografia, sgarbi alla regina e attacchi al sindaco, Trump sbarca la Corte d'Inghilterra, poi il perfinamento in 469 comuni, 33 sono nel Lazio. Ci spostiamo ora sul tempo, il titolo di apertura, viva i Rom e quelli fanno fesso fico. Il Presidente della Camera dedica loro la festa e la parata del 2 giugno, partono i borseggi, 5 Bosnia che si mettono a scippare gli ignari turisti in fila per lo spettacolo, vengono subito catturate. Dunque questo è il titolo abbastanza polemico del tempo. Poi per quanto riguarda la cronaca, cade il cancello, schiacciato bimbo di 6 anni a Ostia Antica in fin di vita, questa è la notizia appunto che riguarda sempre il Lazio. Sul giornale il titolo di apertura, il Premier parla già da ex, Conte stoppa Salvini e apre la crisi. Basta liti e invasioni di campo o mollo, nuovo scontro sullo sblocca cantieri, il leghista avanti come dico io, Berlusconi invita tutti alle dimissioni. Andiamo adesso a vedere la verità. Ricordatevi di Lamberto Dini, la minaccia di Conte è un governo tecnico. Il Premier mette sul piatto le sue dimissioni se Di Maio e Salvini non la smettono di litigare, mentre grande stampa e palazzi che contano spingono per le elezioni anticipate, ma c'è il rischio fregatura. Chiaramente tutto nelle mani, nel caso sarebbe tutto nelle mani del Presidente della Repubblica, che sicuramente tenterà di salvare la legislatura e soprattutto di condurre l'Italia fuori dalla manovra di bilancio, però è chiaro che ci sono anche spinte che vorrebbero in caso di crisi il voto anticipato. Andiamo a vedere poi a centropagina, arriva il maxi scivolo per le grandi aziende, sopra i 1000 dipendenti potranno pensionare con 7 anni di anticipo in caso di ristrutturazione. Andiamo a vedere sul Mattino di Napoli, Conte e Salvini divisi dall'Unione Europea, ultimatum del Premier ai vice, collaborate o lascio, i vincoli sul deficit vanno rispettati. Il leader leghista, non ci stiamo, ma sull'Europa il voto è stato chiaro, patti da cambiare. Il decreto crescita in pensione con 7 anni di anticipo, maxi scivolo per le grandi imprese sopra i 1000 dipendenti e poi ipotesi di rimpasto, la carta di Di Maio, diamo alla Lega i ruoli più duri. Poi scendiamo perché c'è il caso Whirlpool, accordo Whirlpool per mesi il Ministero non ha controllato, parla Castano, ex direttore dell'unità di crisi al Mise, le multinazionali non rispettano il Mezzogiorno. E poi l'Oscar alla carriera per Lina Wertmüller, dedico l'Oscar ai miei amori e alla Napoli di Pasqualino, 7 bellezze, il riconoscimento di Hollywood alla carriera della regista, questa la foto con Leonardo DiCaprio di qualche tempo fa, che volle incontrare proprio la regista romana con Giancarlo Giannini, Pasqualino 7 bellezze, che fu il film con il quale Lina Wertmüller fu candidata da regista all'Oscar, prese una nomination.
Andiamo avanti con il secolo XIX, il titolo di apertura: Conte, basta litio lascio, ma sullo sblocca cantieri, già rottura con la Lega, scontro nella notte, cade nel vuoto l'appello alla coesione lanciato in diretta televisiva. Nel taglio alto, il cantiere di Genova, pinze giganti e getti d'acqua, addio alle case sotto il ponte Morandi. E poi ancora Trump vede la regina e attacca il sindaco Khan. È un perdente. Ci spostiamo adesso sui quotidiani sportivi nazionali, andiamo a vedere la Gazzetta dello Sport, il Milan di Giampaolo, l'abruzzese sembra ormai praticamente già sulla panchina del Milan, rilancerà Cutrone, Conti e Paquetà, Andersen e Praet, possibili rinforzi, Maldini cerca un direttore sportivo, dunque questo è il nuovo corso del Milan. Poi andiamo a vedere il titolo principale, Juve-Sarri, matrimonio in chiesa. L'allenatore attende solo il via libera del Chelsea, l'ala della Fiorentina è l'obiettivo numero uno, ma i viola per ora fanno muro. Andiamo a vedere poi di spalla, l'Inter a caccia, incontri decisivi, blitz per Dzeko, si può chiudere, adesso Barella, il bosniaco vuole solo i nerazzurri, la chiave per il centrocampista del Cagliari può essere Eder, ora in Cina. In vendita 1000 gol da Icardi a Mertens e il bomber mercato con Zego, Silva e Mandzukic sono 5 le punte che infiammano le trattative. Poi il fenomeno mancato, infortuni, liti e ora l'accusa di stupro, dove è finito Neymar? Andiamo adesso sul Corriere dello Sport, anche qui l'apertura riguarda Chiesa, ping pong Chiesa, Diego Comisso al centro, c'è Fede, Della Valle con noi resterà a Firenze, l'americano tratta e fa sapere che non ha intenzione di cedere il gioiello, Inter e Juve sempre alla finestra. Nel taglio alto, countdown Sarri, il tecnico aspetta l'ufficialità della rescissione, poi sarà Juve domani e il giorno a Napoli. Si sentono traditi, Sarri, tecnico simbolo della rinascita del Napoli e del suo ritorno a grandi livelli. Andiamo su Tutto Sport, CR7, sì a Sarri, questo è il titolo di apertura, gioco offensivo e tanti gol, Ronaldo è pronto a lavorare con l'allenatore che ha sempre valorizzato i suoi attaccanti, da Higuain a Mertens e Hazard. Il tecnico attende solo l'ultimo via libera da Londra, poi sarà a Torino per firmare con la Juve. Nel taglio basso andiamo a vedere le altre notizie, Comisso in arrivo, Spalletti per la nuova Fiorentina e poi il basket, Prioli lascia ma rimane Pianigiani, che la crisi di Milano. E così abbiamo terminato questa prima parte di rassegna stampa, ci fermiamo per il break pubblicitario, prima però andiamo a vedere insieme le previsioni del tempo per le prossime ore e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa in cui andremo ad aprire le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte della nostra rassegna stampa, eravamo in debito della prima pagina del Messaggero Abruzzo, eccola qui, ve la mostro adesso, il titolo di apertura, i cantieri paralizzano Pescara, la nuova amministrazione comunale eredita una lunga serie di lavori stradali avviati, ma anche ritardi e stress di cittadini e negozianti sulla riviera, ha deciso lo stop per l'estate. E poi ancora andiamo a vedere il Gran Sasso, sia al commissario dall'Istituto di Fisica Nucleare, sostanze tossiche per gli esperimenti, una denuncia contro la regione. Poi ancora la Santilli, la Camera di Commercio tra Teramo e L'Aquila si farà e la ricostruzione con i sindaci teramani che minacciano blocchi stradali per accelerare sulla ricostruzione post terremoto. Il bilancio dell'Arma dei Carabinieri, meno reati, più arresti, faro su rapine, droga e sisma. Di spalla, mangiare abruzzese, ecco il marchio di qualità con la regione che ha presentato il marchio tipico del ristorante tipico abruzzese. E poi nel taglio basso, blitz Ortona, primo sequestro di cannabis light, le notizie
Nel Taglio Alto Pescara Porto Turistico parte il dragaggio per la sicurezza dei diportisti, la MotoGP annone il mio peggior Mugello, così non va, vertice con l'Aprilia. Per quanto riguarda il calcio di Serie B, Zauri costruisce il suo Pescara, dobbiamo sempre giocarcela. Ad ore l'ufficializzazione e l'annuncio del nuovo allenatore del Pescara. Lasciamo la prima pagina del Messaggero, andiamo nelle pagine interne dei quotidiani abruzzesi, partendo dal primo piano del Centro. Le eccellenze regionali, Micron rilancia e punta sui cervelli locali. Avezzano, parla Merotra, presidente della multinazionale, qui progettiamo il futuro e valorizziamo talenti femminili. Poi andiamo nella pagina successiva, il primo bilancio, Marsiglio, 100 giorni con partenza cauta, il governatore taglia oggi il traguardo, 10 cose fatte e 10 da fare. Poi ieri a Pescara le decisioni in giunta, manager ASL per la regione è meglio riaprire il bando, oggi all'Aquila in consiglio c'è la salva Trabocchi, il rebus della nuova legge da votare, si decide anche il caso Ciapi. Nella pagina Abruzzo del Centro, come attrarre i turisti con il ristorante tipico d'Abruzzo, primo in Europa. È online da ieri sul sito della regione il modulo per iscriversi nel registro. Gli chef Tinari, Romito e Spadone, testimonial dell'iniziativa della regione. Nel Taglio Basso è stato presentato all'Arsenale di Venezia e abruzzese il progetto per proteggersi dalle alluvioni. E poi centri di accoglienza, il sit-in di chi ora resta disoccupato e il servizio che andiamo a vedere proprio sulla protesta che c'è stata ieri mattina sotto la sede della prefettura di Chieti. Vediamo. Siamo qui per protestare contro la chiusura. Moretti, vogliamo dare qualche numero, quanti sono i lavoratori in provincia di Chieti, in Abruzzo, ma anche a livello nazionale che sono interessati da questa vertenza? Allora, i lavoratori, gli operatori dei centri d'accoglienza straordinaria, dei CAS interessati da questa vertenza, sono in provincia di Chieti, parliamo di circa 200 persone. In tutto Abruzzo saliamo sulle 500-600, i dati sono approssimativi, e in tutta Italia parliamo di circa 20.000 persone che rischiano seriamente di perdere il posto di lavoro dall'oggi al domani, come è accaduto oggi a Lanciano. Oggi è stato chiuso il centro accoglienza a Lanciano, domani i lavoratori non sanno dove andare a lavorare, così come gli stessi ospiti non sanno che fine faranno. Siamo qui per protestare contro il decreto sicurezza di Salvini, che sta portando all'annullamento di migliaia di posti di lavoro, nonché alla dispersione di tanti ragazzi, tanti immigrati che sono ben accuditi e controllati nei centri di accoglienza. Ma non è soltanto un problema della provincia di Chieti, è un problema di tutta l'Italia. Migliaia di posti di lavoro, ripeto, vengono annullati dall'oggi al domani. La maggior parte di noi, tra l'altro, sono ragazzi. Ragazzi che il governo aveva promesso di tutelare, di trovare un lavoro. Migliaia di persone con esperienza, con titoli di studio. Io personalmente sono un antropologo e, pur svolgendo la mansione di operatore sociale, mi sono messo in gioco, okay, per lavorare nei centri e dare a questi ragazzi ciò di cui hanno bisogno. Andiamo avanti sulla pagina Abruzzo del Messaggero. Il matrimonio difficile in primo piano, Camera di Commercio, la fusione cosa fatta, dice il presidente Lorenzo Sartilli, intervistato dal Messaggero. L'Aquila e Teramo, l'unione è decisa, l'ente unico Gran Sasso non è a rischio, dice Sartilli. Dalla sponda aquilana la replica alle improvvise riserve dei partner, soprattutto sulla sponda teramana. Andiamo nel Taglio Basso, nuovo bando senza limite di età, passo indietro sui manager delle ASL, la giunta regionale corre ai ripari dopo i due ricorsi per L'Aquila e Chieti, Paolucci, attività sempre più frenata, rapine, droghe, appalti post sisma, i successi dell'arma nel 2018, alla vigilia della festa annuale i dati fotografano un calo generale dei reati, in aumento invece gli arresti. Andiamo a vedere anche la pagina Abruzzo sulla città, nasce il marchio ristorante tipico d'Abruzzo, ieri la presentazione del progetto che prevede l'iscrizione in un registro delle attività che servono i prodotti locali. L'assessore Mauro Febbo per l'Abruzzo ed il mondo della ristorazione regionale
dice si tratta di un salto di qualità fondamentale con questo disciplinare che è stato messo a punto. E noi, a proposito, andiamo ad ascoltare un passaggio dell'intervista al governatore Marsilio. Quello che vogliamo far capire anche attraverso questo passaggio è che non è frutto del caso, è frutto di una tradizione, di una presenza diffusa, di prodotti di qualità, e il fatto che oggi venga presentato questo disciplinare, questo marchio del ristorante tipico d'Abruzzo, e che l'Abruzzo è la prima tra le oltre 300 regioni d'Europa a raggiungere questo traguardo e ad avere questo riconoscimento e questa certificazione europea, è la dimostrazione appunto che non è un episodio, non è un caso, ma è frutto invece di un lavoro, di una presenza e di una tradizione ben consolidata. Andiamo avanti con la mobilitazione dei sindaci del cratere del centro Italia per ricostruire cambiate lo sblocca cantieri. Ultimo appello dei sindaci del cratere in vista del voto decisivo di questo pomeriggio in Senato sul decreto. L'appello del sindaco di Teramo D'Alberto, a cui hanno risposto i sindaci di Marche, Lazio e Abruzzo, una delegazione dell'ANCI. E noi andiamo a vedere questa protesta che c'è stata proprio ieri a Teramo nel servizio. Sotto la loggia del municipio di Teramo, inagibile da ormai 3 anni e mezzo, si sono uniti in una mobilitazione permanente senza precedenti contro il governo i sindaci dei crateri sismici dell'Abruzzo, delle Marche e del Lazio. Presente anche il presidente nazionale dell'ANCI, Associazione Comuni Italiani. La protesta è corale. La ricostruzione è totalmente ferma per mancanza di fondi. La legge sblocca cantieri non apporterebbe risorse adeguate per i territori terremotati. Luoghi e tradizioni sono destinati così a morire. Il sindaco Gianguido D'Alberto grida forte il suo disappunto. Oggi inizia una mobilitazione permanente per avere le risposte che non abbiamo ancora ricevuto, non tanto noi sindaci ma attraverso i sindaci i nostri territori. Il momento è un momento decisivo, in Parlamento si sta discutendo la legge di conversione del decreto sblocca cantieri, noi abbiamo chiesto misure straordinarie per una situazione grave, di gravissima emergenza permanente, e queste misure straordinarie le vogliamo subito, ora, all'interno della legge di conversione del decreto sblocca cantieri, così come c'era stato promesso prima delle elezioni. La fase elettorale è finita, adesso le promesse e gli annunci vogliamo che si traducano in fatti concreti, e oggi i fatti concreti sono norme giuridiche inserite all'interno della legge di conversione. La partita si gioca a Roma e quindi in questo momento una chiamata alla responsabilità da parte di tutti i nostri parlamentari, a prescindere dalle appartenenze geografiche del cratere e delle appartenenze politiche, si stringano intorno al nostro territorio, perché ieri abbiamo festeggiato la nostra Repubblica. Festeggiare la Repubblica significa soprattutto assumersi le responsabilità per dare risposte al territorio, tutte le istituzioni chiamate in causa. Noi come sindaci siamo in prima linea e lo stiamo facendo da 2 anni e mezzo ormai. Oggi dobbiamo ripartire con una ricostruzione che purtroppo è ferma attraverso modifiche legislative, quindi il Parlamento deve dare le risposte. Alla mobilitazione dei sindaci del cratere sismico delle 3 regioni Abruzzo, Marche e Lazio hanno assistito tanti cittadini, molti dei quali sfollati. Strideva invece l'assenza dei consiglieri regionali e soprattutto dei parlamentari teramani, questi ultimi impegnati a New York per incentivare l'export dei prodotti locali. Andiamo avanti, sempre su questa notizia, facciamo un salto nella pagina di Teramo del centro. I sindaci dicono lo sblocca cantieri è una beffa, avete ascoltato anche il primo cittadino di Teramo, D'Alberto, e dunque questo nuovo allarme con la minaccia di occupare il Parlamento se non ci saranno le modifiche richieste. Notizia che chiaramente troviamo anche nella pagina di Teramo del Messaggero. Ricostruzione troppo lenta, occuperemo le strade statali, questa è la minaccia dei primi cittadini. Nicola Alemanno del comune, primo cittadino di un comune umbro, pressing costante sulle istituzioni. Da oggi parte la mobilitazione permanente con lo sblocca cantieri che non è ritenuto sufficiente. Andiamo a vedere adesso
Sempre sulla città invece, l'altra notizia che riguarda l'acqua del Gran Sasso, nessuno sconto sulle norme ambientali, l'osservatore indipendente sul Gran Sasso critica il presidente Marco Marsilio dopo le affermazioni sui lavori. Intanto l'Istituto di Fisica Nucleare dice: sosteniamo con forza l'intervento del governo per la messa in sicurezza, e gli ambientalisti che continuano a dire che si nasconde la polvere sotto al tappeto con le incongruenze nel piano di emergenza esterno. Tutto questo nel servizio. I cittadini abruzzesi e soprattutto quelli teramani e aquilani hanno corso e corrono seri rischi per un possibile inquinamento dell'acquifero del Gran Sasso. Esisterebbero evidenti incongruenze nella proposta di piano di emergenza esterno dei laboratori, evidenziate dal movimento di mobilitazione per l'acqua del Gran Sasso. Tre i punti essenziali. Per il Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del Fuoco, le sale dei laboratori sono impermeabili, per la Prefettura dell'Aquila no. Secondo l'ARTA, le volte dei laboratori devono essere verificate sismicamente, come segnalato alla Procura di Teramo, e infine le gallerie non sarebbero più a norma da tempo ed era compito del gestore adeguarle. La Prefettura dell'Aquila ha redatto la proposta di piano di emergenza esterno dei laboratori del Gran Sasso per la presenza delle 2300 tonnellate di sostanze chimiche pericolose stoccate, voglio ricordarlo, irregolarmente vicino ai punti di captazione dell'acqua potabile di Teramo e dell'Aquila. Ecco, in questa proposta di piano di emergenza esterno, per la prevenzione degli incidenti rilevanti che possono accadere, c'è scritto intanto che a causa del rischio sismico ci potrebbero essere degli veri e propri sconvolgimenti che possono interessare anche i laboratori, addirittura con fratture che ci possono essere all'interno delle sale, e poi che il coinvolgimento può essere non solo della provincia dell'Aquila, ma anche della provincia di Teramo, quasi tutta, e anche di parte della provincia di Pescara. Noi rileviamo però nelle nostre osservazioni che ci sono anche delle clamorose incongruenze, perché nello stesso documento i CTR dei Vigili del Fuoco, coordinato dai Vigili del Fuoco, ha scritto che è tutto impermeabile. Quindi a questo punto noi ci chiediamo, stiamo facendo questo cancan che ci sta sempre senza inutilmente? Invece la Prefettura dell'Aquila, mettendo una pezza a colori, ha scritto nero su bianco nello stesso documento che invece le sale non sono impermeabilizzate e quindi sono permeabili, e quindi in caso di incidente ci può essere uno sversamento che interessa anche l'acqua. Questo sta scritto nello stesso documento. Il movimento Mobilitazione per l'Acqua del Gran Sasso stigmatizza infine l'atteggiamento definito paradossale dei laboratori di fisica nucleare, che si lamentano con la Regione per la perdita di attrattiva che l'intera vicenda sta causando alla struttura scientifica. Adesso andiamo nelle pagine di Pescara, partiamo dal Messaggero. Città esasperata dai cantieri a rilento, al Bremascia, commercianti di Viale Pepe inviperiti per il ritardo dei lavori e salite con la Riviera Sud a metà. L'assessore Natarelli spiega: è colpa dei sottoservizi, ma dal centro all'ospedale è tutto un percorso ad ostacoli. Nel taglio basso, tributi, esordio di Adriatica Risorse, il Comune apre la caccia agli evasori. Pagina successiva, Fratelli d'Italia, seconda forza della coalizione, chiede due assessori, Cardelli e Testa vogliono in giunta Rapposelli e Cremonese, rinunciando al vice sindaco, ma c'è posto per uomo e donna. E poi ancora il valore della diversità, la lezione dei ragazzi nella sala di Iorio, la premiazione dei lavori. Non smettete di indagare, la mamma di Neri oggi in TV, Laura Lamaletto, la vita in diretta per chiedere la verità sulla fine del figlio. E poi geriatria, la ricetta della Veri contro il sovraffollamento, l'assessore alla salute, visite e reparto, alternative al ricovero e cure domiciliari per cercare di alleviare la situazione. Al Marina, dragaggio per la sicurezza, intervento all'imboccatura del porto Santori, illustra i progetti per il rilancio. E poi Penne, un supermercato indigesto, protestano i commercianti del centro. Le altre notizie con Città Sant'Angelo, dove è pronta la nuova giunta a guida Matteo Perazzetti, e Montesilvano, dove il tavolo politico deve decidere per i posti in giunta. Andiamo sul centro, nelle pagine di Pescara, la scelta degli assessori, braccio di ferro per la giunta, la Lega vuole 4 poltrone, Fratelli d'Italia 2, venerdì forse la riunione del centrodestra, aumentano le richieste degli alleati al neosindaco Masci. Cardelli, Fratelli d'Italia continua a crescere, Cremonese e Rapposelli saranno i nostri assessori. Andiamo a vedere la conferenza stampa che c'è stata proprio ieri.
Cardelli, un risultato del voto per Fratelli d'Italia sicuramente positivo, governo regionale con il presidente Marsilio, tre consiglieri eletti a Pescara, ora si guarda al futuro. Quale futuro per Fratelli d'Italia? Tre consiglieri eletti a Pescara, il sindaco di Città Sant'Angelo, due consiglieri eletti a Montesilvano, due sindaci neoeletti, sai che nei paesi si usano liste civiche, ma due sindaci sono molto vicino a noi, quindi credo che nella settimana prossima li annunceremo come passaggi ufficiali nei Fratelli d'Italia, quindi risultato buono per un partito che sta crescendo e che crescerà ancora di più. Riflettori puntati soprattutto su Pescara con il sindaco Masci, torna il centrodestra in città, quali gli obiettivi, soprattutto i punti fondanti del vostro programma? Guarda, il rilancio del turismo e del commercio sono l'elemento essenziale che ci contraddistingue e che vede in Carlo Masci probabilmente l'unica persona in grado di poterli realizzare, perché con apertura mentale verso queste che sono le due uniche risorse della città. Mare, fiume, turismo e commercio sono punti cardini, il resto è relativo, perché poi chiaramente sviluppando questo si risolvono tanti problemi nel sociale, chiaramente tutto questo condito da un'attenzione sulla sicurezza importantissima, perché Pescara ha una deriva che non ci piace. Ma Fratelli d'Italia ha tre consiglieri eletti e quindi noi mireremo a ottenere a due posizioni in giunta, possibilmente due posizioni maschili, perché abbiamo due persone esperte, un consigliere che viene da 5 anni di opposizione e 5 anni di maggioranza, un altro consigliere che è stato vicepresidente della provincia, che è stato assessore in provincia, che è stato 5 anni all'opposizione, quindi conoscono la macchina, è importantissimo conoscere la macchina, perché la macchina deve funzionare. Andiamo avanti adesso ancora sul centro, il progetto contestato del mercatino etnico che è semideserto, i senegalesi siamo sotto Ramadan, questa è la giustificazione dopo 10 giorni dall'avvio delle vendite nel sottopasso ferroviario, solo 25 abbonanti su 99 posti hanno pagato la quota per l'occupazione, Baie per noi è una conquista, presto saremo tutti a lavoro. E poi ancora Riviera nel mirino, gli ambulanti abusivi, il centrodestra chiede il rispetto della legge, Masci si prepara a convocare un vertice con il prefetto. Poi nella pagina successiva, l'estate è arrivata, la stagione parte ma in ritardo, i balneatori dicono si è perso un mese anche a causa del tempo un po' capriccioso, e sul lungomare sud operatori sfiniti da mesi di cantiere, Riviera aperta alla circolazione ma restano i disagi, c'è da rimuovere il materiale di risulta e mancano i parcheggi. Paura sul Tirana-Roma, minacce e botte sull'aereo, terrore in volo, giovane fuori controllo, atterraggio di emergenza a Pescara, la testimone picchiava il papà, diceva di avere una pistola. E poi l'impianto chiuso da Pasqua, naiadi di lavori quasi finiti ma l'apertura forse slitta, oggi sopralluogo di gestori, regione e tecnici, è possibile che come ipotizzato dalla nuova società si torni alla normalità entro fine mese e non nella prima decade di giugno. Andiamo nella pagina successiva, mobili pagati e mai ricevuti, l'altra beffa del Mercatone 1, sono già una ventina i clienti che negli ultimi giorni si sono rivolti all'associazione consumatori, illegale, hanno saldato, avviato finanziamenti, ma la merce è nei centri commerciali chiusi. Pagina di Montesilvano, la protesta in via Senna, troppi morosi, via l'acqua in strada, decine di famiglie per colpa di pochi condomini, l'ACA mette sigilli ai contatori unici delle palazzine. Nella pagina successiva la giunta Perazzetti, ai nastri di partenza si sceglie il presidente, Città Sant'Angelo, il neosindaco chiama a raccolta gli eletti e forma la squadra, tutti i consiglieri avranno una delega. Poi ancora ci spostiamo nella pagina successiva, scogliere, inizia il rinforzo, spiaggia senza ripascimento, Francavilla da ieri al via i lavori per rinfoltire e chiudere i varchi tra le barriere che si trovano alla Sirena, tempo scaduto per il trasporto della sabbia a nord. Nella pagina della Val Pescara, contenzioso con le generali, il comune incassa 608.000 euro, Manoppello condannata la società assicurativa a pagare la fideiussione per un appalto del 2012, alcuni consiglieri propongono
intenzione di utilizzare la somma per pagare un debito che risale addirittura agli anni 70. Andiamo nella pagina di Chieti, primo blitz in Abruzzo con il giro di vite, sequestrati 40.000 euro di cannabis light, i carabinieri del NAS in un ingrosso del Chietino, requisiti quasi 3 kg di canapa, il titolare è stato denunciato per spaccio. E poi i carabinieri, più arresti e reati in calo, domani c'è la festa dell'arma, la caserma Rebeggiani, i numeri secondo l'arma appunto scendono i furti, le rapine e le truffe. Pagina successiva, trucco antibollette, il processo, ruba la corrente elettrica per 5 anni, a giudizio un 47enne di Farafiglio Rumpetri aveva rotto i sigilli del contatore. E poi bomba al ristorante, forse era per l'avvocato, l'ordigno potrebbe essere stato un avvertimento per Nicola Bosco, figlio del titolare del locale. Andiamo nelle pagine di Chieti sul Messaggero, eccole qui, nuova biblioteca, i Brandi a capo del pool di progettisti, la struttura dell'ex ospedale militare costerà 4 milioni, i tempi sono lunghi, ancora tutto fermo alla vecchia De Meis dopo la convenzione a 14 anni dal crollo. Nella pagina successiva, l'ospedale tra degrado ed abbandono a Lanciano, nell'area esterna del Renzetti, riscontrato una situazione da incubo con paletti e automobili arrampicate sulle aiuole, un vecchio cancello è diventato deposito a cielo aperto, contenente tubi di ferro, cassette, teloni e rifiuti di cantiere. Adesso andiamo sulle pagine di Teramo, anzi ci torniamo perché l'abbiamo in realtà già spoilerate prima. Sorpresa, l'ex AD Ranalli al vertice della Team, mossa decisa da D'Alberto, che indica l'avvocato romano 52enne alla guida della municipalizzata. Notizia che ritroviamo anche sulla città, la rivincita Ranalli alla presidenza della Team, l'ex AD di Via Delfico designato alla sostituzione di Bozzelli alla prima assemblea utile, quella di ieri infatti saltata in lizza fino all'ultimo con Zaccagnini, Ranalli l'ha spuntata per esperienza e per disponibilità H24. Ritorniamo adesso sul Messaggero e completiamo le pagine di Teramo, ballottaggio tra assessori e comizi, siamo chiaramente al ballottaggio per il nuovo sindaco di Giulianova, Tribuiani punta sugli incontri con gli esponenti regionali, ieri ha incontrato Fioretti, domenica c'era stato imprudente, Costantini torna sul sociale, annuncia comizi nei quartieri, stasera si parte da Villa Pozzoni e poi tocca a Case di Trento. Andiamo sulle pagine di Teramo del centro, ritroviamo chiaramente la notizia che riguarda la Team con la mossa a sorpresa che fa ritornare in Via Delfico Ranalli. E poi a Pineto due arresti, giovanissime ladre bloccate dai cittadini, tentano di forzare la porta d'ingresso di uno studio medico con una lastra radiografica, la più piccola ha 16 anni. Acqua a rischio, Azione Popolare denuncia l'ex giunta regionale, questo per quanto riguarda sempre le problematiche dell'acqua. Il festival in corone Leoncini d'Abruzzo a Giulianova e nella pagina successiva Atri condannato per le botte alla ex e al nuovo compagno. 3 anni e 2 mesi per stalking e lesioni all'uomo finito in carcere per una violenta aggressione. Scatta l'aggravante della crudeltà, la donna aveva rotto una costola perforandole il polmone. Poi a Silvia Alta, restauro dell'arco, scoppia la polemica, Partipilo contesta l'imbiancatura, il progetto originario è stato migliorato. Sempre a Silvi, cittadini infuriati per il mancato ritiro degli sfalci. Andiamo sul Messaggero e ci spostiamo invece nelle pagine dell'Aquila 24, il viadotto della discordia torna in parte e lo spettro del 70. Ancora incerta la sostituzione con il terrapieno, il sindaco scelte non condivise come in passato, il piano fu presentato in comune e poi più nulla e c'è chi solleva la questione dei danni ambientali. Andiamo nella pagina successiva, Vacca, il maxi aprirà entro l'anno, il sottosegretario spegne le polemiche dopo l'appello al ministro per affidare la sede di Palazzo Ardinghelli al polo museale. Non abbiamo ravvisato elementi per bloccare il progetto, dice Vacca, i lavori dovrebbero terminare entro l'estate, i fondi ci sono, rassicura. Poi andiamo invece nelle pagine dell'Aquila sul centro, lutto nella sanità e l'apertura di pagina, il cordoglio del rugby, la città dalla
addio al professor Vaggi, l'urologo e chirurgo andrologo, è morto a 69 anni, era il papà del rugbista Edoardo, i funerali domani a San Bernardino. E poi Roio, il santuario inaugurato ma mai riaperto, l'appello della comunità per restituire al culto la chiesa. Pero De Santi, la protesta, bambina punta da una zecca nel parco, la piccola finisce al pronto soccorso, le mamme, area in abbandono, la sindaca dice intervento di pulizia già appaltato. A Capistrello, sulla superstrada dell'Iri, tamponamento a catena, ci sono stati due feriti. Poi l'Università d'Avezzano, nuova sede da 350 studenti, nel taglio basso la Marsica stacca i biglietti per Marte, gli osservatori di Aielli, Celano e Santa Iona pronti al viaggio virtuale, i loro nomi sul rover della NASA. Andiamo a vedere adesso le pagine di sport, partiamo dalla prima pagina di sport sul centro con le trattative in Serie A, Maldini sceglie Giampaolo, Fiorentina idea Spalletti, dunque il tecnico di origini giugliesi pronto a sbarcare sulla panchina del Milan. E poi per quanto riguarda il ciclismo, paesaggi e campioni, l'Abruzzo è d'applausi, da Cataldo a Ciccone passando per la Nippo Vini Fantini e le tappe targate Vasto, L'Aquila e Tortoreto, questo è il consuntivo del Giro d'Italia. Ma adesso passiamo alla Serie B con il futuro del Delfino. Pescara linea verde, ecco i baby di Zauri in attesa dell'ufficialità del tecnico, tanti talenti pronti al debutto. Borrelli, Pavone, Marafini e Camilleri possono seguire il tecnico della primavera in prima squadra sulle orme di Torreira, Verratti e Capuano. Andiamo a vedere anche l'apertura dell'Abruzzo Sport sul quotidiano Il Messaggero. Pescara è questo lo Zauri pensiero, mercoledì attesa la firma e l'annuncio del nuovo tecnico del Delfino e del suo staff. La mia squadra deve provare a giocare sempre, la filosofia del 41enne marsicano. Le notizie, il Parma adesso mette Brugman nel mirino, questo per quanto riguarda il mercato, e nel taglio basso di questa pagina la Sieco ora si lancia sul mercato, Marx confermato, si tratta per Ottaviani ex Spoleto e Gagliani dal Monza. Completiamo le pagine di sport sul Messaggero, oggi faccia a faccia per il caso Bonolis, Teramo, confronto tra Iachini e il gestore per sciogliere il nodo prima del closing, il presidente uscente Campitelli non sarà presente, forte dell'accordo già sottoscritto. Per quanto riguarda il basket, Caverni, amatori, serve l'aiuto dei nostri tifosi, stasera gara 4 con Salerno che può dare la qualificazione, poi per il futsal, Acquestapone già a Pesaro e la gara spartiacque nella finalissima. Per quanto riguarda la MotoGP, Iannone, sono deluso dalla mia prestazione al Mugello. Torniamo adesso sul quotidiano Il Centro, ripartiamo dalla Serie C, la trattativa Teramo, Iachini Cantagalli, resa dei conti per il Bonolis, vertice tra l'imprenditore che sta rilevando il club di Campitelli e il gestore dello stadio, entro 20 giorni bisognerà presentare questa la data più importante, l'iscrizione al campionato. Andiamo a vedere anche la città, le pagine di sport, domani il primo confronto sul Bonolis, il titolo di apertura, nello studio del legale Acronzio si parlerà del valore dell'impianto, ma al Teramo chi ci pensa, mancano infatti 20 giorni per l'iscrizione, in tutto questo scenario la struttura sportiva della squadra biancorossa non vede la chiarezza che dovrebbe accompagnare il diavolo a poco più di un mese dall'inizio del ritiro di Rivisondoli. Per quanto riguarda l'Atletica, nel taglio basso di questa pagina, l'Atletica Gran Sasso Teramo è bicampione regionale. Torniamo sul centro e completiamo le pagine di sport. La magia della torcia olimpica accende i mondiali studenteschi a Castel di Sangro. Poi per quanto riguarda il basket di Serie B, stasera gara 4, Amatori senza freni vuole chiudere i conti per avvicinare la A2 con una vittoria contro Salerno, biancorossi qualificati alla Final Four di Montecatini, Raiola dice niente errori. Poi per quanto riguarda la palla a mano, niente giovanili, la NHC Proger perde la Serie A2, pallamano Teramani penalizzati per la mancata partecipazione al torneo Under 15 e scivolati così al quarto posto. Per quanto riguarda le bocce, Formicone vince anche lo scudetto col Caccialanza, il giocatore di Notaresco arricchisce la sua bacheca.
Andiamo avanti con il calcio a 5, la finale scudetto, a questa pone alla riscossa, Perez va all'Inter Movistar. Stasera a Pesaro la gara 3 dopo il successo di sabato scorso con l'Ital Service, il tecnico dei nerazzurri tra i candidati alla successione di Velasco a Madrid. Andiamo avanti, nel taglio basso di questa pagina, Free Time, un'ascesa a son di gol, siamo ai playoff della C1, gli Aquilani in B, terza promozione in 4 anni, Bravocco il capocannoniere, Serie D, Paglieta conquista la Coppa Abruzzo, successo ai rigori nella finale di Popoli contro il Migliani Sport. Questo per quanto riguarda la nostra rassegna stampa che dunque termina qui. Io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina. Vi ricordo gli appuntamenti di oggi con la nostra informazione alle 14, alle 19 e alle 23 con chiaramente il TG6 e poi questa sera alle 21 l'appuntamento con Proteramo per continuare a seguire da vicino soprattutto la trattativa per la cessione della Teramo Calcio. È davvero tutto, grazie ancora, vi auguro una buona giornata.